Ragazzi, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata del Let's Play di Stray. Avevamo preso il casco e il giubbotto, dovevamo darli a Brazer per vedere di procurarci la batteria atomica. Questo è il casco. E certo che abbiamo trovato pure il gilet. Ok, ci dobbiamo girare. Sono perfetti, il gilet va un po' stretto in vita, ma andrà benone. Salta in questa scatola e ti traghetterò oltre i controlli. Guarda qua che figata. Mica controllo, no, è impossibile che controllo. Qui dentro dobbiamo trovare quasi sicuramente due ricordi. Penso pure che è impossibile che ci sgamano. Il problema è che non so esattamente che cosa cercare. Guarda là, questa è una parte stealth. Allora, controlliamo un secondo di nuovo. Ricordi? Questo qua non è. Questo qua potrebbe essere, ci sono delle casse con delle scritte, delle ringhiere. E qui ci sono dei cavi sul soffitto. Aspetta, ma qua non possiamo saltare, no? Dobbiamo andare stealth da qua, dai. Aspetta, come lo facciamo? Adesso abbiamo capito anche altre cose. Ok, quindi bisogna passare adesso. E poi ci possiamo mettere qua dentro. Però quello lì non ci arriva qua dentro. Ma possiamo uscire. Dobbiamo, credo, andare in quella cassa che sta... No! No, no, non ti permettere. Diventa verde o blu. Saltiamo fuori e andiamo in quest'altra cassa. Qua dobbiamo andare a fare il giro per... No! Ma dai! Per di qua. Ok. Mica ci insegue. Quello che sta facendo. Proviamo a parlare con questo, vediamo se ci uccide. Presentati. Ha perso le chiavi di... Ah, questo non mi... Ok, dobbiamo trovare... Come si chiama questo? Bracciante. Aspetta, forse da qua riusciamo a scendere giù? No. Quindi dobbiamo scendere giù da qualche altra parte. Chissà se questo ci vede da... Non ci vede se rimaniamo qua dietro. Potremmo andare sicuramente di là. Però non so a che serve. Però non serve a niente arrivare di qua. Dobbiamo tornare indietro. Però come facciamo a scendere giù? Probabilmente dall'altra parte. Là ci sta pure... Aspetta, vediamo di qua. Qua non possiamo saltare.
Ok, scendiamo di qua. Andiamo di qua. Dobbiamo saltare su questo coso? Ok. Abbiamo questo. E dopo non se ne accorge, vero? Però manco sappiamo come fare a scendere giù. E come facciamo a tornare indietro? Da qua. No. Qua non ci fa scendere. Vedete, qua qualunque gatto riuscirebbe a fare questo salto, sicuramente. Noi siamo un gatto scarso. Scusa, qui... dobbiamo passare attraverso... Ma dai! Aspetta. Per l'ombra. Ma le chiavi di quello, mo come le facciamo a trovare? Apriamo questo. Forse questa porta qua ci porta... Questa porta ci porta. È assolutamente possibile che da qua riusciamo a trovare le chiavi di quello che sta. Dovrebbe stare sopra di noi, no? Allora, però... No, scendi giù. Allora, mettiamoci qua dentro. Allora, quello lì è stazionario, quella luce là. Quello là da quell'altra parte è pure stazionario. Quindi dovremmo riuscire a saltare da quell'altra parte senza, senza problemi. Però a che ci serve saltare da quell'altra parte? Facciamo una cosa, andiamo avanti, va. Forse perché da qua non si può passare. Ma in realtà potremmo passare da dietro. Non si può parlare. Ok, da qua ci stanno pure le telecamere. Vediamo se riusciamo a rompere. Non si può rompere, però non ci intercettano. E molto probabilmente dobbiamo andare a fare il giro da quella parte, perché ci serve a disabilitare questo campo di forza, che non si può fare da qua. Ok. Come facciamo a passare? Di corsa? E ci mettiamo qua dentro? L'unica cosa che c'è... c'è un'altra cosa anche da... Noi dovremmo riuscire a salire qua dentro. Ah no, si poteva passare direttamente pure da qua. Ok. Scusami, è perché prima non ci siamo venuti da qua? Grazie, mi sono perso. Come abbiamo fatto prima a venire da questo? Siamo venuti da...
Comunque sta al piano di sotto che dobbiamo andare per trovare le chiavi, quindi. Ok. Questo è un altro posto per andare da quello. Forse prima era chiuso. No? Quando noi siamo entrati qua dentro, noi siamo entrati da qua. Esatto. E siamo usciti da là. Però potevamo venire anche da qua. Perché ci siamo andati a fare da questa parte? E questo ci ha detto che voleva le chiavi. E abbiamo aperto quel coso lì. Ma a meno che non ne ha messo dentro una scatola. Provo ad andare a chiedere a questo se l'ha visto, eh. Questo con questo non si può parlare. Aspetta, forse se ci andiamo così. No, non ci possiamo parlare. E sicuramente non possiamo scendere giù. Da qua non si vede nessun posto per cui si può scendere giù. Ci sta questo tubo, ma qua non si può, non ci fa scendere il gioco. A meno che non dobbiamo salire prima su. Comunque, facciamo una cosa, rifacciamo questo corridoio e stiamo un po' più attenti. Aspetta, di qua. Oh, le chiavi. Ma dai. Ok, perciò serviva aprire quella cosa. Quindi adesso sappiamo esattamente come, dove dobbiamo andare. Quindi l'operaio dove stava? Mi hanno detto che stava di qua. Forse adesso ci dà il pass. Abbiamo trovato le chiavi. Nuovo Spillaneco. E che ce ne facciamo della Spillaneco? Neco. Ok. Vabbè, andiamo da questa parte, vediamo un attimo. Questi stracci sono qualcosa? Forse è una missione secondaria questa. Qua è sempre da dove siamo arrivati. Dobbiamo trovare un modo per attraversare invece quell'altro. Questo. Non ci troverà mai. E vai. Ok. Forse adesso con questa spilla possiamo parlare con gli altri. Non credo. Mi sa tanto di missione secondaria, questa è la spilla. Vediamo se ci può parlare con questo. No. Questo è sempre chiuso. Vediamo che ci dice B12, ma. Ci dice solamente. Ah, vedi, possiamo passare col bidone da questa parte.
attraverso i raggi infrarossi qua. I raggi gamma. Ok. Attiva, disattiva. Disattivo. Non ho capito che dobbiamo fare. Dobbiamo probabilmente abbassare sto coso, no? Quindi attiviamo questo. Forse questo ci insegue. Questo l'abbiamo attivato. In qualche modo forse li dobbiamo mettere, attivare tutte e tre. Come dobbiamo fare però? Qua c'è una leva che è rotta, là c'è una leva che funziona. Oh, aspetta. Qui c'è una presa di corrente, no? Questo qui non si riesce a portare più avanti. Mentre forse questo qui possiamo attivarlo e farci portare qui. Ma vedete come si fa? Ho capito. Poi ci sale qua sopra, poi sale qua sopra. Poi si attiva, si scende qua giù. Si attiva questo. Ci si fa seguire da questo coso qui fino a qua. Però potevano fare qualcosa che puliva per terra, che tutti i gatti si fanno il giro sopra, il rumba. Mica ne servono tre. Terzo bastiamo noi, no? Oh, non lo facciamo a prendere però. Ce ne serve un altro. Possibile che ci sta un rumba qua fuori. Ce ne sta un altro qua dentro. Vediamo un secondo i ricordi un'altra volta. Qua non è. Questo potrebbe essere, perché ci stanno le scatole, vedete? E ci stanno pure i cosi rossi con... che ne abbiamo mancati anche qui i ricordi. Però da questa parte è impossibile che c'è un rumba, no? Qua ce ne sta uno. Da questa parte è impossibile che ce ne sta un altro. Però da questa parte qua fuori forse ce ne sta un altro. Ricontrolliamo un attimo, ma possiamo da lì e da dove siamo entrati. Questo, ma se questo qua lo spostiamo più avanti, lo possiamo mettere tipo al centro e poi noi passiamo sempre di qua. Quello là non lo possiamo spostare sicuramente qui. Vediamo se riusciamo a spostare queste sedie. Oppure forse dobbiamo correre.
Proviamo a correre. Qua non si può premere niente, vero? Andiamo a spostare un attimo questo qui, da qua. Da qua, ma non credo che serva a niente. Aspetta, ma non è che... un secondo, prima questo, attiva questo, adesso sono tutte disattivate. Attiva questo, attiva questo. Questo bidone qua non si può spostare in un altro modo. Ci dobbiamo mettere qualche altra cosa. Questo qui pure che lo attiviamo e disattiviamo non fa niente, perché il problema è che il tempo di questo, vede, si chiude immediatamente, quindi ci vuole sicuramente un'altra cosa. Ma proviamo a spostare questo. Aspetta, se togliamo questo qui e lo mettiamo qua. Vedete, questo qui, ok, questo qui si deve mettere qua, così si apre la cappotta, mentre questo qui fa scendere la batteria. Però adesso possiamo mettere questo coso qui, lo possiamo portare qua. Mettere qua e così possiamo prendere la batteria. Ciao Domenico, ti hanno sgamato. L'abbiamo presa. Ok, ci ho aperto quest'altra questo l'avevamo visto, però guardate, c'è questo qui. Aspetta, questo è il ricordo, perlomeno questo lo facciamo. Forse
presentati. Però non ci possiamo fare niente. Parla con un buono bot. Questa è la scritta rossa, però ci manca l'insegna verde, no? Quindi non è così, ricordo. C'è il gattino che saluta. Se ci parliamo di nuovo ci dice sempre le stesse cose. Ragazzi, è impossibile che non siamo riusciti a trovare i ricordi. Vabbè. Dobbiamo andare, dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare... Ma mo il tizio l'abbiamo lasciato là dentro. E questo non esce più dalla fabbrica, sicuro. Allora, per andare dal tizio è facilissimo, bisogna andare qui. Ma è esattamente... No, non era qua. Era qua il tizio. Esatto. E lui è entrato qua dentro. Adesso dobbiamo portare forse la Clementine. Ok, dobbiamo portare la batteria a Clementine. Per andare dove stava Clementine, come bisognava fare? Non era da qua. Bisogna andare dritto. Era qua? Non era da qua. Non era da qua. Ma no, se c'è. Che è successo qua? Qua era Clementine. Pino. Questo è il tizio che abbiamo aiutato a distruggere le telecamere. Proviamo a parlare con questo, Mi sembra la stessa cosa. Forse non ci possiamo entrare. Ok. Dobbiamo andare in modalità stealth. Pure al terzo piano, pure qua stanno... Sì. Dove stavano le scale? Le scale stanno di fronte. L'hanno chiuse le scale qua. Aspetta, entriamo qua dentro. Siamo morti. Eccolo qua. Non mi avrete mai. Vai gatto. 3 di 4, 3 di 5, vai. La Clementine se n'è andata. Perché la stavano inseguendo. Da qua. Guarda bacheca degli indizi. Nessuna traccia di Clementine. Cos'è quello? Sembra una specie di messaggio in codice. Per B15 è il micio. La risposta è la mia roba. Poi ci sono quattro simboli. È firmato Clementine. Dammi un'occhiata. Allora, questo sappiamo esattamente che cosa significa, no? Perché già l'abbiamo visto prima e non siamo riusciti a capire... Perché era così? Bisogna salire qua sopra. Un simbolo è questa cosa blu. Eccolo qua. Posseggiamo un valore nella media e una bassa purezza. Il giochio si sarebbe aggiunto artificialmente. Forse il suo bagliore serve a indicarci qualcosa. Dice Blazer. Ok, questo qua l'abbiamo visto.
Poi un altro era... Che casino. Sarà tutto quanto dentro la stanza di... Era questo? La lampada. Ispezione. Un messaggio sotto il ricevente. Sono con Blazer. Ok. Poi ci sono altre due cose. Una è la... Era questa. Oh, guardate, però là c'è una scatola, ragazzi. Quella è la scatola del ricordo, no? Era questa? No, era questa? Ci stanno quelle cose blu, qua ci stanno le cose blu. Poi c'è una specie di tavola con un qualche cosa, non è questa. Ok, come si fa? Così? Inventario, esamina. Allora, ci manca quella specie di UFO e quel e quel coso con la stella. Quel coso con la stella ispeziona. Venite al... Trovato niente? Qua forse bisogna fare qualche cosa, ragazzi. Proviamo a saltare qui. Niente da fare, sono mobili normalissimi. Allora forse aspettate, forse quell'altro lì è quello là che sta... dove sta? No, questo non c'entra niente. È quello che sta là sopra. Al nightclub. Ma non ci possiamo entrare. L'ho pagato. Sì, costa relativamente. Fammi scendere. Costa relativamente poco questo gioco. Nel senso, costa. Mi sembra che l'ho pagato 25 euro, però. Ancora non lo so se ne vale la pena. Un'altra cosa, ragazzi, a proposito di vale la pena o non ne vale la pena. Ma questi vogliono mettere, come si chiama quel gioco? The Last of Us, parte 1. A 80 euro. Ma ne vale la pena? Se riusciamo ad andare da quell'altra parte riusciamo a scendere giù velocemente. Vai gatto. No, quella devi scendere, vai gatto. Là, là, scendi giù. Usciamo fuori. Ok, al nightclub come ci facciamo ad arrivare? Dobbiamo sempre cercare l'insegna. Quella là. Ma come ci fanno entrare al nightclub? Quello non ci faceva entrare il soggetto. Ah, però stanno i tizi qua, forse ci... Niente. Vediamo se questi ci aiutano. Ah, ci dobbiamo arrampicare dal retro. Ok. Non ne vale la pena per 80 euro, eh. Guardate quel tizio là sopra. Allora, questo si va da qua. Si va da qua. Si va un attimo con questo. Si cerca di parlare un attimo con questo. Forse... Ah, presente, ecco qui. La tequila. Come va oggi? Ok, poi si passa da qua, si passa da qua. Poi c'è questo che si è tirato dal cesso.
Alex, come sei arrivato a questo? Vuoi far festa con noi? State dentro e serviti da bene. Bravo Alex. Ok, qua sicuramente c'è... il nostro super tavolo del ricordo. Che ce ne facciamo di questo disco? Getta via. Portiamolo al DJ. Altro non si può parlare. Come facciamo a sapere dove stanno Blazer e Clementine? Ma guarda qua, qua ci sale sopra. Forse c'è un altro passaggio. E qua. No, questo è un passaggio stupido, però. Allora, proviamo a andare a parlare col barista, che tipicamente sono quelli che parla col barista. Sta prenotando, mi pare, ok. Quindi bisogna salire sopra. E come facciamo a salire ancora più sopra? Di là? Prendi strana bevanda. Ma scusami, ma poi l'ascensore dove sta? Questo sta strafatto. Forse bisogna andare a parlare con questo, con tutti i figli, dai. Non ha costruito lui una maschera. Blocca la scansione delle sentinelle. La voglio pure io. Questo? Ho pagato un extra per avere i passi per... è lui che programma gli ongrammi nel tempo libero. Anna. Ok, ha cambiato musica, però a che ci serve? Andiamo a parlare con questo qua, va. Questo qui se ci possiamo accidare la leva, questa leva è sempre buona. E mamma, dove la dobbiamo utilizzare questa leva? No. Qua non si va. Questa leva qui fa scendere sto coso. Forse c'è un'altra leva, eccola qui. Bisogna far scendere questo.
Seleziona un oggetto, leva. Ok. Adesso ci dovrebbe far salire su. Ah, ma guarda, là c'era la scala che... Vedi, il DJ adesso rialza la leva per far vedere gli ologrammi. Noi saltiamo e arriviamo su. Poi premiamo Y. Non succede assolutamente nulla. Forse dobbiamo premere Y e poi dobbiamo scendere. Ah, Y fa scendere questo coso, vedi? Questo Y? Ho capito. E Y? Ok, ci dovremmo essere adesso, no? Perché adesso andiamo di qua, poi andiamo di qua, poi andiamo di qua. Perché ci ho fatto vedere questa cosa strana? Poi andiamo di qua, poi andiamo di qua e poi andiamo di qua. Continuiamo su questo. Ho un ottimo rapporto con le sentinelle, non capisco perché tutti se ne lamentino. Vabbè, ciao Raf. Un secondo, vediamo una cosa, giusto per essere... Ma non c'è niente che mi ricordo, però. Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, c'è il simbolo che possiamo parlare. Non ci parliamo con Raf. Questo è Clementine. L'hanno rapita. Blazer è un traditore. Ma dai. Guarda come suda. E gli affari sono denaro. E per me il denaro viene prima di qualsiasi amicizia o spirito di gruppo. Sono tutti vostri. Ma chi è il cattivo? Questa è una cosa che non ci avevamo pensato. Perché noi pensavamo che gli esserini erano i cattivi. Invece gli esserini sono solamente... esserini cattivi e basta. Però i cattivi che pensano... e che vogliono qualcosa. Chi sono? Facciamo un miau. Ah, ok, qua bisogna far dondolare... Miau, quello gatto. Ma se cadiamo, cadiamo giù al... Ok, vai. Comunque, per fare il gatto vero, questo si avvicina un poco, ma ci vuole proprio tanto. Molto, 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 molto più cura. Allora, da qua non si entra. Bisogna andare sicuramente per di qua. Prigione. Ho premuto A per far togliere prigione, però. Ah, questo è il piano di sopra, quindi... Oh, ok. Dai, dove stava la nostra trappola? Quello che... non scendiamo da quell'altra parte. Forse dobbiamo... spingere pure quell'altro. E poi? Dobbiamo andare di là. Non potevamo scendere direttamente sopra sti cosi. Ci sono... c'è una specie in questo gioco di gentaglia, che di topi, che si chiamano zucche, però sono una specie di parassiti che si mangiano tutto. Come la facciamo a salvare a questa?
E sono pure abbastanza antipatici. Da qua non si passa. Da qua non si passa. Da qua si torna indietro. Vediamo se ci sono qualche cosa che ci siamo dimenticati. Non ci abbiamo nemmeno il nostro marsupio con B12. Non ci abbiamo niente. Vediamo se riusciamo a parlarci un secondo. Perché qua ci avviciniamo. Però il gatto non può parlare senza B12. Forse dobbiamo salire solo a questi cosi, ok. Poi qua. Queste sono tutte chiuse le celle. Andiamo dritto. Qua. Allora, ora la domanda è, da qua sopra probabilmente non ci riusciamo a passare, scendiamo qua sotto e c'è... No, che gatto, dove vai? No, scendiamo qua a destra, qua ci sono questi che stanno guaiato. Attenzione, qua c'è un ricordo, credo, però perché non possiamo saltare né sul cesso né da nessuna parte possiamo saltare. Questo qui ci serviva solamente per farci riposare un secondo. Andiamo qua dentro, vediamo se c'è qualcosa. Qua dentro i ricordi, tra l'altro, non li possiamo manco prendere perché sennò... Qua, quando passa dietro, possiamo andare là dentro. In realtà li possiamo andare pure adesso. Però adesso possiamo usare... Dobbiamo saltare sopra, credo. Okay. Forse dobbiamo risalire qua sopra appena ripassa che vai indietro. Vai. Corri gatto. Qua dietro non c'è niente. Ce la facciamo a salire sopra. E passiamo dietro a questo qua, che non si muove, vero? Ma poi come scendiamo là? Non era così la... bisogna aprire questa porta, aspetta un secondo, andiamo per di qua. Da questa parte non si passa. Da qua sotto non si passa. Bisogna saltare sopra a qualcosa. Appena siamo a questo, bisogna saltare sopra a questo, sopra a questo, e poi sopra a questo, e poi sopra a questo. Ah, questo è Clementine, non pensavo che era quella di prima. Quindi passiamo in mezzo qua. Andiamo da qua. Saltiamo da qua. Andiamo per di qua. Per di qua. Però, essere un gatto, afferra la chiave. Adesso non abbiamo più il B12 che tiene... Che ci... smaterializza e rimaterializza la roba. Ma perché qua ci sta? Andiamo avanti. Teneva la calamita nella mano questa. Dove devo andare? E qua? Ma forse ci segue e basta.
Pronto? Forse ho visto B12. Dove l'hanno messo? Lo dobbiamo assolutamente salvare. Comunque, The Tourist a 7 € è sicuramente meglio di questo 25. Oh, Clementine si è fatta capace. Tra l'altro, The Tourist sta pure per Nintendo Switch, se non mi sbaglio. È stato molto bello, è stato molto divertente The Tourist. Questo c'è qualcosa che non va, la grafica è bellissima, assolutamente, la storia pure è interessante, però. È tutto molto curato. Andiamo di qua, scendiamo giù. C'è il drone da qualche parte, però non lo vedo. Come facciamo a saltare da dentro? Da qua sopra. Non c'è questo. Questo. Questo? Ci dobbiamo mettere indietro la scrivania, però non quando ci sta il laggio di luce qua. Ce la facciamo? Vai gatto! Non ti permettere di muoverti. Mettiamoci nella scatola. Pure se viene qua non fa niente. L'unica cosa che non ho visto. No, c'è un altro raggio, adesso possiamo andare. Vai. Dobbiamo andare qua dentro. Saltare da quell'altra parte. Poi, mo' che passa tutto, ci buttiamo direttamente dentro lo scatolo là. Vai. E esploriamo la situazione da questa parte. Non si vede niente. Ok. Probabilmente dobbiamo andare. Tecnicamente dovremmo andare qui a destra. Però io direi di andare direttamente. No, 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 ci ho visto. Ok, ci sta inseguendo. Ma non riuscirà a prenderci. Ci ho visto che. Diventa giallo. Meno male. Però perché non sono andato direttamente a destra? Ci deve essere un buon motivo. Vediamo se questo si gira pure da questa parte. Oh, viene pure da questa parte. Forse se andiamo di qua, ci mettiamo dietro la scrivania, questo non ci vede. E ora dobbiamo capire invece come aggirare quest'altro ostacolo. Qua giriamo quest'altro ostacolo, questo muro. No, il muro, il laser. Dobbiamo rompere il filo, dobbiamo rompere il filo che attiva tutti quanti i laser, che sta là dentro. Quindi bisogna ritornare indietro. Esatto, nemico, stanza verde. Ok, ritorniamo indietro. Siamo passati troppo velocemente. Tiriamo sta leva. Disabilitiamo tutti gli androidi. Solamente i cavi abbiamo disabilitato. Ah no, adesso però sono gialli, vedete? Perché il B12? E poi soprattutto il marsupio, come lo facciamo a prendere?
hanno cambiato pure il modo come si girano questi. Qua ce ne sta uno che va avanti e indietro. Questo posto di giro però. Questo qua viene da quest'altra parte. No, 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 no. Mettiamoci qua dentro. Beh, salta fuori. O si girano tutte e due. Ora dobbiamo andare. Y. E poi dove lo portiamo? Forse lo dobbiamo riportare indietro. Dobbiamo fare tutto il giro? Proviamo a fare i pigri. E questo come lo facciamo a zoompare? No, 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 nello scatolo, nello scatolo. Non ti permettere. Vai, 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 intanto che questo si gira e fa... Ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo, andiamo da qua dietro. Poi dobbiamo andare di qua. Ok, via. A posto. Non ci inseguiranno mai. Però ce ne dobbiamo andare. Andiamo da Clementine. Ok, ciao Clementine, abbiamo fatto tutto. Usa porta. E adesso? Però questo è il robot, questo coso qui lo dovrebbe riuscire ad aprire facilmente. Con un mattone. Ce la puoi fare. Ma va, va. Ci ha aperto la strada a noi. Però com'è ci facciamo arrivare da sopra? Forse ce n'ha una mano lei. Vai. Andiamo qua dentro. Quello è un calzino. No, eh. Leva. Quindi ce l'abbiamo fatta. E questo qui. Le sentinelle ci bloccano di nuovo la strada, mi noterebbero all'istante. Forse puoi provare ad attirarle nelle celle e rinchiuderle dentro. Da come sono visto che è una lei, Clementine, dal nome? Il gatto... non so che sesso è. Aspetta, qua ci sta uno. Vediamo che dice. Lo vedi quel tizio accosciato a terra laggiù? Lo hanno riavviato. Non voglio perdere la memoria, sono terrorizzato. Pablo. Non ti preoccupare, Pablo. Ci pensiamo noi. Qua che roba è? Ok, dobbiamo praticamente far arrivare la sentinella qua dentro. Poi usciamo fuori e la chiudiamo dentro. Ok.
vediamo, presentati. Questo centro di recupero mi ha giovato tantissimo, una mente chiara e lucida, adesso sono un cittadino esemplare. Allora, questo basta venire qua, la sentinella viene qua, fa il giro di là, poi noi usciamo fuori e facciamo usa porta, devo permettere. Come si chiamava questo? Alexander? No, Alterisateur. Ok. Ricorda, questo è un ricordo. Chissà qual era. L'hanno cancellato completamente. Niente più sentimenti, nessuna consapevolezza, niente più ricordi. Non ci facciamo beccare. Questo è l'ultimo ricordo, ragazzi. Siamo arrivati anche nell'ultima area, non possiamo nemmeno prendere i ricordi di dietro, che non li andremo mai a prendere. Non per qualcosa, ma non li facciamo. 758 anni. Questo si chiama Capone. Dobbiamo... Ok, dobbiamo... Chissà se nell'erba ci vede questa. Apriamo qua. Ah, ok. Perfetto. Quindi, sentinella. Sono due sentinelle. Quindi dobbiamo... Ce la dobbiamo rischiare, ragazzi. Venite qua. Andiamo per qua dietro così non ci vedono. Poi vengono tutte e due qua. Intanto che vengono tutte e due qua, noi veniamo di qua e usiamo questa parte qua. Intanto quest'altra qua sta dietro a noi, perché non è entrata dentro. Già la miseria. Ok, andiamo per di qua. Non ti permettere di folgorarci. Usa porta. Però il mio piano era proprio buono. L'esecuzione è stata una schifezza. Questo non ci possiamo presentare, chissà come mai. Ora si è alzato. Lupin. Poi tra l'altro pure francese. Lupin, forse. Però in realtà è giapponese, questo qua dobbiamo passare da qua sotto, dai. E dobbiamo andare ad aprire la leva. Babbo, senza che ce lo dice nemmeno. Leva. Ciao, Clementini. O forse Clementini in francese è nome da uomo. Questa porta è l'unica via d'uscita dalla prigione. Credo si possa aprire dalla sala comandi laggiù. Dobbiamo riuscire ad accedervi, però. Guardiamoci intorno. Parla con Clementine. Questo qua il team era piccolo, quindi i doppiaggi non hanno fatti. Hanno fatto pure bene. Spero che sia come... No. Da quando ci ho tolto il derattizzatore non sono usciti più i ratti, quindi sostanzialmente la parte con i ratti era quella del derattizzatore, ma usciranno un'altra volta. Che è qua, Y. Poi queste qua, una volta che le hai fatte tre volte, poi ti rompi il cazzo, cioè nel senso che... allora, noi siamo venuti per di là. Dobbiamo andare per di qua. Forse dobbiamo salire sulla Pecar. Aspetta, Y. Balza sul retro del furgone. Dovresti riuscire a saltare oltre la recinzione
e accedere all'area di controllo. Che figata la pecar, però. Poi si schiaccia. Allora, da qua non si va. Qua non si va. Sicuramente si va da qua. E da qua non si va. Ma da dove ne usciamo? Dobbiamo uscire da dove siamo entrati, forse da qua? Ma da qua non ce la facciamo però. Ah, non ce la facciamo. Vai, vai, sulla Pecar. Infatti sì, Clementine ci aspetta. Guarda questa. Vai, Gattonzo, salta sulla Pecar. Musica di Lupin. Perché c'è chiuso? Non ce la faremo a scappare tutti con le sentinelle che cagnano. Posso tenerle occupate per un po', ma tu devi andare. Il motto degli otto giù si recita: dobbiamo andare oltre ad ogni costo. L'ho scritto io. Non è detto che tutti raggiungano l'oltre, ma almeno uno di noi deve farlo. Chiave della metro. Va, adesso ti serverò nella mia RAM il coltre giusto. Oh, guarda, l'ho ucciso un Clementine. Ma forse se ne scappa con la Pecar. Però ci servivano anche le chiavi della metro. Questa era la libreria con la tizia che non si vede più. Non riusciamo a mettere in moto la metro da qua. Gatto, collabora pure tu un poco, dai. Forse la chiave serve per. Secondo. Qua forse devi mettere la batteria. Oggetto. Ok, e adesso dobbiamo mettere in moto la metro. Non credo che si metta in moto qua la metro. Forse qua, usa metro. Usa oggetto, la chiave. Ragazzi, credo che abbiamo finito il gioco. Abbiamo finito il gioco.
dovremmo stare verso la fine. Guarda qua, questo è un altro robot. Aiutante 477. Salve, abitante della città murata 99. Aspetta, ma che dobbiamo fare? Siamo quasi in super... dobbiamo solo trovare l'uscita, ok? Ma noi in realtà dovremmo trovare i nostri amici gatti. Oh, guardate, quello là è il tetto del mondo. E forse da qua si vede la città giù. Ma dai, questa è una figata però. Vedi, ci stanno pure... Questo è tutto quello che abbiamo passato. Questa è una figata, assolutamente. Detto, confermato e sottoscritto. L'unico problema è che adesso non so dove dobbiamo continuare per uscire. Ah, eccola qua, senza controllo. Non sono i bagni. Ispezione. La sala comando è chiusa da una specie di protocollo di sicurezza. Quando risulta, gli umani sono i soli autorizzati a entrare. Inoltre, sempre a quando risulta, non sono considerato un essere umano. Molto offensivo da parte tua, protocollo di sicurezza. Forse lavorando di squadra riusciremo a varcare questo passaggio. Lavorando di squadra, vediamo. Lavorando di squadra, che significa? Che dovevamo prendere un'altra volta. Forse dobbiamo salirci sopra. Ok, aspetta. Ispezione. Ma come ci facciamo a salire da sopra, però? Forse dobbiamo salire prima di qua. Ok, bisogna prendere la macchinetta. Il Roomba. Roomba, vieni. Ah, si mette proprio così che si parcheggia. Bravo Roomba. Ispezione. Pagato. Y. Distruggi tutto. A posto. Qui niente. Qui è già aperto. È la sala comandi dell'intera città. Controllavano tutto da qui e non c'è nessuno. Ricordo di averli odiati a morte. Avevano tutto: spazi puliti, elettricità illimitata, libertà di movimento. E a cosa è servito? L'epidemia, adesso ricordo. Di cosa? C'era una moria, ma loro pensavano di essere al di sopra di tutto. Non hanno fatto nulla per aiutarci. Ho visto la mia famiglia morire. Mi sono sentito impotente. Non ho potuto fare niente per... Un virus ci stava. Ma posso ancora aiutare te. Possiamo ancora andare oltre, insieme. Porterò con me i ricordi dell'umanità e di coloro che ho amato. Ok. Perfetto. Quindi alla fine dovevamo recuperare i ricordi di B12. Comunque questa qui è proprio una figata spaziale. Ciao Robby.
La cosa che non ci ho fatto tornare indietro per trovare i ricordi è una cosa invece una schifezza, perciò non li andiamo a cercare. Ispeziono sta cosa. Il computer centrale. Stando al mainframe, nessuno viene qui da anni. L'intera città bloccata in un eterno ciclo di isolamento iniziato molto tempo fa. Se lo disattiviamo, dovremmo essere in grado di uscire. Ci toccherà riportare il resto di questi sistemi online. Come dobbiamo fare? Bisogna accendere il computer. Mentre te la sbrighi, io cercherò la password. Ma credo che bisogna darci una mano a questo. Bisogna accendere i computer. Come facciamo? Oh, ragazzi, ci sono... Ah, ok. 2, 3. A proposito di virus, quando misero Zulfarak in World of Warcraft, il boss finale metteva un virus che una volta che ce l'avevi addosso, dopo un poco morivi, esplodevi e mischiavi il virus a tutti quanti, che prendevano lo stesso virus e facevano la stessa cosa. A un certo punto in alcuni server, alcuni giocatori, per non morire, visto che gli avevano finito il raid, praticamente hanno detto facciamo un'ottima prova e poi dopo e poi dopo chiudiamo, se ne parla la prossima volta. Comunque questo qui, stavano morendo tutti quanti perché ormai il boss non era più fattibile e la gente, per sparagnare un po' di riparazioni, si teletrasportò a Ironforge. Dovettero chiudere il server perché Ironforge era il posto dove andavano tutti quanti. Praticamente il virus si era mischiato, chiunque andava a Ironforge se lo pigliava e moriva. Era un ciclo infinito. Dovettero spegnere i server e pacciare il gioco, che se ti teletrasportavi perdevi il virus. So come spalancare la città, qualcosa non va. Possiamo aggirare il problema. Roof control station. System is locked. Ecco, quella è la postazione che regola l'apertura della città, ma ci sono svariati sistemi, livelli di sicurezza che ci impediscono di accedervi. Ah, e poi di questa storia qua, naturalmente, poi dopo il telegiornale e i giornalisti disse un bordello di cacate. Comunque, detto tutto ciò, vediamo. Adesso dobbiamo fare quello che ci riesce meglio. Io faccio breccia di dei macchinari e tu distruggi un po' di roba. Ok. Allora, vediamo un po'. Forse non è... bisogna... ci vogliono 3 lucchetti. Dove stanno i lucchetti? Non funziona più B12, si è rotto. Scusa, che cosa devo distruggere? Il telefono? Oh. Aspetta, forse... qualcosa là fuori. Eccolo qua. Okay, questo qua bisogna far cadere questo, sicuramente. Però... per nessun reale motivo apparente. Ah, perché dobbiamo distruggere questo. Ok. Distruggiamo. Così quello là si rompe. Un lucchetto l'abbiamo preso. Qua ci sono un altro lucchetto. Però come facciamo a rompere quest'altro lucchetto? Un secondo, andiamo a rivedere questo. Questo qui, vedete. Ah, bisogna fare hacker.
No, adesso arrivano le macchinette, quindi sarà più difficile ancora. Dobbiamo continuare, ok? Scusami, questo qui l'abbiamo creato. Qua come si fa a creare? Y. Facciamo pure questo. Hackera. World of Warcraft. Lo comprerei pure, ragazzi. Ci giocherei abbastanza volentieri. Il problema sono... Non preoccuparti, posso giocare prima? Ok. Il problema sono i 12 euro al mese. Secondo me è troppo assai. Soprattutto se ci volessi giocare con Max Mine, costerebbe 24 euro al mese. Solo per giocare a WoW. Creiamo pure questo. Vedo che questo colpicino sia bello che è andato. Tutto ok. Ok. Ragazzi, siamo alla fine. Ci sono delle geni... scusami, come faccio? Lo devo portare a mano questo. Secondo me questo, allora, come ho detto prima, The Tourist ho sbagliato, quello si, The Tourist si poteva prendere a quanto costa lui, 15 euro. Questo qua a 25 secondo me, meglio aspettare gli sconti. Ci sono delle cose bellissime, tipo questa cosa che sta qua fuori, però... infiltrandomi nel sistema potrei distruggere anche. Si sacrificherà. Ciao bello. Però un po' mi dispiace per questo B12. Il gatto si dispiace, vedi? Mamma, come facciamo a uscire? No, no, tecnicamente questo gioco è incredibile. È assolutamente fantastico. Questi sono gli Zurg. Il problema di questo gioco è proprio il... Oh, guarda qua, sono sensibili alla luce naturale. Momo. Il guardiano. Il gioco è troppo semplice, la storia pure è bellina, la storia ci sta, ma ci sta tutto, sono, è un po' troppo semplice, ci sono un po' di cose sui collezionabili che vabbè, quelli là li odio a prescindere, quindi non faccio tanto testo, però ma come usciamo? Guardate, la sta ancora aprendo. Guardate la città. Là dove stavano le gru. Vi ricordate che abbiamo preso il ricetrasmettitore sopra quel palazzo? E questa invece è la parte alta dove ci stava. Vedete, c'è anche l'insegna del nightclub. Dove stava pure il negozio di vestiti. Ma qua come ne facciamo uscire?
Questa cosa qui della città, questa è una genialata che probabilmente gli vale 25 euro. Però è il gioco, secondo me, uno dei problemi più grossi è che il gioco è troppo. Le locazioni sono fatte benissimo, però il gioco è troppo piccolo. Sono 3 o 4 locazioni, sono. Non lo so. Non è che si fa proprio tanto, 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 sono tutte cose molto semplici da fare. Sì, ci sono assolutamente. Però quello che dico io è semplicemente il gioco è bello. Però forse è meglio prenderlo con lo sconto. Per esempio, The Tourist era meglio, l'avrei dovuto prendere quando è uscito senza sconto. Invece il solito purciò che sono, ho aspettato di prenderlo con lo sconto. Questo qua è un poco. C'è qualcosa che non va. Solo che come facciamo a uscire fuori adesso? Non possiamo manco interagire con nessuno. Forse si è aperta. City Open. Questo. E forse ma mica li incontriamo i nostri amici gatti. Le farfalle sono le stesse delle farfalle che stavano all'inizio. Però, aspetta, quello che mi ha scritto di questo gioco mi ha detto che no, la chiave non me la davano, però se c'avevo la PlayStation, questo gioco è gratuito dentro il PlayStation Plus. Esatto. Potevo mettere pure con l'Xbox Game Pass, così facevo lo spagno pure io. Aspettate, qual è stato quell'altro gioco? Per esempio, ragazzi, un gioco bellissimo. It Takes Two. Gli umani sono morti tutti quanti. It Takes Two. Quello è assolutamente incredibile quel gioco. E soprattutto, l'unica cosa è che bisogna giocare a due perché è It Takes Two, no? Però, se siete a due, è assolutamente incredibile. Detto tutto ciò. Con lo sconto questo gioco si può giocare assolutamente. 15 euro sono ben spesi. 25 forse sono un po' troppo pochi. Perché uno ci mette qualche cosa di più e si compra Nier Automata oppure qualche altro, un sacco di altri giochi belli. Che è meglio. Detto tutto ciò, ragazzi, noi ci vediamo nella prossima puntata con un nuovo let's play di qualche altra cosa. Salutiamo Stray. Come si gira? Eccolo qua. Chissà se si chiama Stray poi il gatto. Ciao!